In Abruzzo praticamente sono venuti di quei 400 milioni circa 9 milioni 350, che logicamente sono poca cosa per quello che potrebbe essere poi il perdurare di questa situazione. Stavamo pensando di poter eventualmente intervenire con un supporto rispetto a quello che è previsto proprio ecco, dalla legge Cura Abruzzo, che potrebbe insomma essere sì, utile sia per ampliare la platea di chi magari ha bisogno, ma allo stesso tempo anche magari di prolungare un pochettino il periodo di assistenza che deve essere offerto. Noi ecco lì nella legge regionale è previsto un supporto di 5 milioni di euro, che praticamente sarebbero più della metà di quello che ha messo in campo il governo, e potremmo pensare di utilizzare lo stesso canale che ha utilizzato il governo proprio per quella capillarità di conoscenza e di intervento che può avere un sindaco, un'amministrazione comunale. Con quegli avvisi già fatti, loro potrebbero, con queste somme magari che noi mettiamo a disposizione, riuscire a completare le necessità che si sono palesate, quindi magari con i fondi che sono arrivati non riescono a coprire tutto l'elenco delle richieste, oppure poter replicare in quelle situazioni dove si presenta ecco, una mancanza di entrate e di reddito prolungato.